però questo battesimo del fuoco. Hai visto la numerazione? Sì. Allora, siamo qui in tre, los tres cavalleros. Tre somari e tre briganti. E te, ecco. Di cui noi siamo i somari, i briganti, ma loro sono gli altri. Sono i briganti. Uno si chiama Francesco, ad esempio. Uno si chiama Giorgio, mi dispiace che io ho questo nome. Omonimo, omonimo. Vabbè, l'altro... Boh. Lo diremo un altro. No, si chiama Obanana. Ah, ma avete visto l'ultima notizia? No. Che risulta che la moglie di Obanana e sia un transessuale. Sì. Hai saputo? No, non lo so. Ti posso dire una cosa? Non è ci che sono tutte le prove che vengono dall'America. Senti, ti posso dire una cosa? Ci ho avuto un attimo una sensazione. No, lui non c'è dentro, quindi parli fuori una campo. Una sensazione qualche mese fa. Adesso che ne parli, mi è venuto in mente questa sensazione, questo lampo che ho avuto qualche mese fa guardandola su una fotografia. Ma in effetti è molto mascolina, eh. Ma guardate, è una notizia, adesso me l'ha detto l'amico Baldo. Che sta correndo con velocità stratosferica su internet e sono tutti documenti incredibili che vengono tutti quanti e la figlia dove esce fuori? Ma sai, le figlie sai com'è, anche la Madonna dove è uscita fuori, da sotto al carciofo Cristo da cui è uscito fuori. Vabbè. Parliamo del tema attuale, del Giorgio, non divaghiamo. Sai quella battuta molto dura che non dirò contrariamente alla mia abitudine, per quale ragione la Madonna è vergine, lo diremo un'altra volta in privato. Allora, vai! Io che devo andare? Vadi, dica. Dico? Dica, duca. Dico poi duca. Dici anche tu, perché tu, allora, venendo qui, mi avevi detto una cosa interessante relativa a quello che ti appaia, a come ti appaiono le trasmissioni televisive e soprattutto i TG. Surreali. Dopo semmai le diciamo. Surreali. Allora, dai, tieni al duca. Quello che è diciamo il tema che ci ha diciamo, motivato per essere qui a registrare questo video è una notizia che circola in rete da 3 o 4 giorni, e cioè quella di quella coppia di Chieti, mi sembra di ricordare, che è andata all'anagrafe per registrare la figlia, ma non nel registro anagrafico, diciamo quello tradizionale, perché non voleva, a parere loro, avere la diciamo remora morale, la colpa, la sensazione di colpa nel futuro proseguo della vita della loro bambina, perché magari avrebbe potuto in qualche modo accusarli di avere manipolato in favore delle multinazionali del debito la sua vita futura, come quella di tutti i bambini futuri che si dice nascano con 34.000 euro di debito, il che è una puttanata assoluta in 4, 5, 10 livelli di ragionamento che è inutile andare ad analizzare tutti, perché è talmente idiota l'affermazione che, come giustamente ha detto Marco Sabba, il mio più sincero nemico, amico nemico, perché io lo detesto profondamente come persona, ma c'è un cervello che gli fuma e gli devo dare atto che quello che dice lui è perfettamente confacente con il mio pensiero. Più di qualche volta ci siamo visti, ci siamo incontrati io e Marco da soli, oppure con Giorgio, con altri, e devo dire che sempre mi sono trovato concorde, tant'è che molto spesso, devo essere onesto, anche nei suoi confronti, io gliel'ho sempre riconosciuto questo, ho utilizzato anche buona parte delle sue idee per proporre le mie querele. Perché? Perché erano in realtà le mie anche. È molto logico, un uomo molto logico, molto razionale. Molto razionale, molto colto, e quindi per carità. E poi si espone tranquillamente. Si espone, e soprattutto perché, come ci ha confessato in più occasioni, lui ha rapporti di frequentazione con ambienti molto particolari. Molto particolari, e quindi certe cose le sa, le sa di prima mano, e gliele lasciano dire. Ecco, gliele lasciano dire fino a che non farà molto danno. Sì. Allora, veniamo al dunque. Al dunque, questi signori, questa coppia di Chieti o Pescara, adesso non mi ricordo bene, che cosa ha fatto? È andato all'ufficio anagrafe della loro città, il loro comune, a presentare questa denuncia, e il marito, che è vicepresidente mi sembra dell'associazione SOS
contribuenti, consumatori, adesso non mi ricordo esattamente la dicitura della loro sigla dell'associazione, ma comunque insomma il tema era che siccome i teorici della OPPT vanno declamando da oramai 2 o 3 anni, perché sono emersi come funghi all'improvviso a Ciccio, come si dice a Roma, chissà come queste aperture di vedute, questi nuovi orizzonti appaiono nel momento opportuno. Ma questo avviene sempre. Questo avviene sempre. Certo che avviene sempre, lo sappiamo bene. È tutto un teatrino, cioè, come bene, quello che un bel teatrino, orchestrato. Lo dicevamo anche prima, ne parlavamo con te prima, venendo qui. A un certo punto, dopo la vittoria di Ponte Milvio, c'era un sacco di gente che non sapeva né perché, per come era pagano, né non sapeva niente, ma poi ha detto, no, si è scoperta che era cristiano, no? Questo equivoco che è importantissimo, parte della storia dell'umanità. Un attimo. Come nel 312-313 per l'editto di Milano, oggi vale lo stesso discorso. Perché? Perché questi signori dell'OPPT, per esempio, che cosa hanno fatto? Integrano nel loro concetto alcuni dei nostri concetti pregressi che vengono da una fondatezza assiomica, proprio assomatica, cioè è proprio una verità inconfutabile. E quindi sono, diciamo, oramai in qualche modo, perché noi le proponiamo oramai da vari decenni, da parte di quelli che sono i più edotti e più addentro a questa lotta al sistema pregresso, questa diciamo cumulo di informazioni e di nozioni e di svelamenti che abbiamo fatto in questi anni ha prodotto una realtà di coscienza, una presa di coscienza. E questa presa di coscienza è un bel gruppo, una bella raccolta di di principi morali assolutamente coesi e correlabili e non conflittuali fra di loro, per cui è un pacchetto che si può utilizzare bene. Questi dell'OPPT stanno adoperando la loro etichetta, in cui integrano buona parte dei nostri principi, mistificandoli poi con altri di valenza assolutamente idiota. E poi entriamo nel meglio. Fammi finire la funzione. Quello che è stato fatto nel 312-313 è esattamente la stessa cosa, perché è stato preso tutto quella che era la religione e la metodologia e la liturgia del mitraismo, che è il figlio del sole che nasce dentro la grotta il 25 dicembre, e il pater è il sacerdote con i 7 gradi di iniziazione, tutti i cazzi, e vabbè, che non sa quasi nessuno, ma che sono esattamente la liturgia cattolica, cristiana cattolica, che è stata presa pari e trasposta lì, e per cui poi il povero legionario o il povero popolano romano del 313 era uno che credeva in quei valori lì, nelle feste, il 25 dicembre, tutte le varie ricorrenze. Come adesso? Come adesso? Sono passati 2000 anni e le cose. Però sono gli amici hanno preso tutte le liturgie e le modalità, diciamo, religiose, delle festività e tutto il resto, per poi trasporlo nel loro nuovo mondo. Esattamente. Hai capito? E questo non va bene. Questa è la trasformazione. Lo schema che funziona. Allora, guardate, ad esempio, la conquista del Centro e Sud America, a parte degli spagnoli, che cosa è stato? Loro hanno sfruttato il fatto che la popolazione native, che si aspettavano un sacco di tempo... Quetzalcoatl, allora, il dio serpente, allora, che aveva il piumato che andava a cavallo, che per loro quello non che Anatole France chiama le serpent à plume, avevano i fucili, che per loro la polvere a spalo era qualcosa di... È stata una sovrapposizione, lo stesso, le loro vecchie divinità loro l'hanno colti, adesso oddio non mi viene in mente il nome del re, oddio, del principe che li aveva accolti nella loro
nella loro capitale, che era al centro di un lago, con diciamo come una specie di Venezia, era una cosa favolosa, c'aveva 200.000 abitanti all'epoca, adesso non mi ricordo neanche il nome della capitale in questo momento, perché parliamo di argomenti che non avevamo programmato, che ormai che riesumo da ricerche di anni ma fa. Ma è così, no? Quindi quando loro le hanno accolto come dei semidei, li si hanno osannati come dei semidei. Allora c'è quel bellissimo film, se non vado errato, l'autore è un notissimo l'autore e Pizarro del film. Con 200 uomini, 400 uomini ma quei cannoni e qualche cannone, ha potuto conquistare un intero continente, un vero impero. Quel bellissimo film che adesso, di cui l'autore non ricordo bene, ma che è un noto attore americano, che può essere Clint Eastwood oppure Burt Lancaster, no, Balla coi lupi, quello, ah quello, sì sì, no, è Costner che l'ha fatto, quel bellissimo film dove si vede che uno di questi, di una tribù che dovrebbe essere stato invece sacrificato, no, dalla tribù avversaria che l'aveva fatto prigioniero, e che fugge, quindi il film è tutta una fuga di quest'uomo che riesce a liberarsi pian piano degli inseguitori, uccidendone uno dietro l'altro. Alla fine di questo viaggio terrificante lui arriva sulle rive dell'oceano e c'è l'ultimo che ansimando arriva dietro di lui. E tutti e due guardano, e cosa guardano? Lo sbarco di Cristoforo Colombo. Ed è bellissimo, non l'avete visto? No, questo non l'ho visto. Un film simbolico importantissimo. Fa vedere la trasformazione della società, è come un evento che è comunque un evento traumatico, perché quello sbarco epocale. È stato veramente un evento traumatico. Allora, tanto per chiudere questa faccenda qui, però ritorniamo invece a quello che ci interessava di dire adesso. Allora, alcuni punti. Questo fenomeno, che è un fenomeno che esce un po' fuori dalla superficie della palude, perché altri fenomeni di questo tipo ci sono, come quelli che rifiutano, quelli che io ad esempio mio padre, gli obiettivi di coscienza, non fu battezzato. Ad esempio mio padre non fu battezzato, perché mio nonno era ateo professo. Non solo, per far dispetto, mio padre fu registrato all'anagrafe parecchio tempo dopo che quando era nato, ma sempre per far dispetto, capito? Poi mio nonno faceva anche dispetto alla moglie, insomma c'erano tutte queste cose, però quella situazione è una situazione che adesso si ripercuote su altre tematiche, qui vogliamo molto più venire. Gravi, allora, molto comunque, più serie. Stanno penetrando, fortunatamente per noi, e dico fortunatamente perché tutte queste nuove penetrazioni sono aperture comunque, sono tentativi, sono aperture di mente comunque, e dopo tu hai citato una cosa molto importante e ne riparleremo, e sono aperture di una concezione diciamo così giuridica, che ci permette di vedere le questioni dall'alto. Come lo spiego? Lo dico così: fino ad oggi ti nasce un figlio e lo vai a registrare. Dice, perché? Perché si deve registrare? No, perché c'è una norma legale nata, non diciamo come, quando. Beh, no, che si può dire nel 97, a seguito dell'invasione dei francesi di Napoleone. Va bene, comunque l'anagrafe è stata istituita, sì, in Italia, sembra quella di Napoli, nel 1805, sì, dopo che sì, fu eletto dopo Mirà. Mirà, dopo, certo. Troppe cose ha fatto Mirà, certo. Oltretutto. Meno l'imbecillaggine di non farsi trovare a Waterloo. Comunque, ritorniamo al discorso. Tutti questi concetti nascono. Gli amici l'avevano comprato e pagato per bene, te preoccupa, ecco perché non c'è andato. Fino a un certo pensava punto. Pensava di fatto riuscire credere. A sfangarla. Era un fesso, da quel punto lì. Non solo era fesso, ma ha fatto la figura di Saddam Hussein. Perché convinto, come hai detto giustamente tu, che comunque sia c'era un certo lassismo e gli permettevano di ritornare nel suo regno, è sceso nel suo regno con un gruppo di sfaccendati, l'hanno preso e immediatamente fucilato. Pare ovvio. Divide ut impera. D'accordo.
Vabbè, è lì, è la prima regola. Ma Napoleone gliel'ha detto, perché lui nel libro delle interviste che gli furono fatte all'isola di Sant'Elena, lui disse: Mirà mi è molto mancato, c'aveva ragione, perché era un grande comandante di cavalleria. Comunque, vabbè, ritorniamo alla faccenda. Allora, tutte queste cose, se le andiamo a vedere una dietro l'altra, no? Vediamo come certi elementi innovativi poi vengono acquisiti come fatto compiuto. Cioè, che uno debba andare a registrare il figlio all'anagrafe non è che nasce dal fatto che tu sai la storia. O tra l'altro, qual è stato il bello di tutto quello che Napoleone ha fatto? È la stessa cosa, lo dicevo di recente, della grande medicina romana. Perché la medicina romana è stata una grandissima medicina? Perché era fatta tutta da medici militari, i quali si erano fatti, andavano lì sul campo di battaglia e tagliavano tutto, tagliavano e ritagliavano, e quando tornavano a casa sapevano cosa tagliare, perché tanto si fa anche adesso, l'esperienza, l'esperimento. Io ho avuto il piacere di conoscere molti medici militari, i quali mi hanno detto che insomma erano lì giustificati a far quello che gli pareva, e facevano, però imparavano questo nel bene di altri. Allora il fatto di registrare ha a che fare con uno che ha la mentalità militare. Come fai a gestire un esercito se non hai registrato tutti i soldati che c'è? Devi averci lo schieramento, no? Allora come fai? Vedi che tutte le cose sono correlate. Allora, la presa di coscienza, però, del fatto che si tratta di norme, e le norme derivano da una cultura di carattere giuridico, e la cultura di carattere giuridico deriva da una cultura filosofica, e queste cose sempre vengono acquisite. Ecco perché oggi persone che sono state, come dire, educate più che acculturate da tutta una serie di cose, tra cui anche i movimenti statunitensi di persone che si ribellano non facendosi registrare all'anagrafe, perché lì nel mondo anglosassone l'individuo conta solo se il numero come ente privatistico ti ricordi? È l'equivalente, no, è importante dirla questa qui, l'equivalenza tra l'individuo a un ente economico. Esattamente. Mentre per noi no, per noi esiste l'homo, il vir, che è comunque vir e ha una sua struttura interiore giuridica, per cui l'anagrafe esiste, ma è marginale. Per loro no. Ti ricordi, se tu non ti fai registrare, tu non esisti. A questo proposito, voglio ricordare solo due elementi, due episodi. Quello di quell'attrice negli anni 75-80, bellissima, entrò a far parte di un gruppo di satanisti. Non la ricordo. E il matto scocciato, che poi è stato anche preso e giustiziato, ammazzò 13 persone. Attenzione. Allora diciamole bene le cose. Non mi ricordo vagamente. La ragazza era sposata a un noto satanista. Sì. Tant'è vero che il noto satanista, che ha sempre frequentato le ragazzine, sì. In America ancora non c'è ritornato. No, tu parli del coso. Del regista? Sì. No. La moglie è quella che sta. Polanski. La moglie sta. È stata impiccata da D'accordo. Ma è stato impiccato dal satanista, non lui, da Polanski. Allora, l'episodio di Polanski. Chiariamo bene le cose. La ragazza, che era veramente una bella ragazza, bellissima ragazza, il nome aveva imparato certe pratiche dal marito. Sharon Stone. Ma che sta lo sto? Ma che dici? Sharon Tate. Sharon Tate, esattamente. Allora, aveva imparato certe pratiche dal marito. Mentre il marito era in Europa a girare un film, lei faceva queste pratiche in questa bellissima villa ed era sorvegliata da un certo personaggio con gli occhi e i capelli lunghi. Sì, adesso mi sfugge. Malcolm, Malcolm, comincia per M in ogni caso. Manson, è stato lui, poi. James Manson. Lui sta dentro ancora. Era spiata da Manson e da un gruppetto che li spiavano.
presumibilmente lì sono subentrate delle pulsioni di vario tipo, no? Per cui o una pulsione, perché lui si diceva il nuovo Cristo messo, sì. Allora le pulsioni sono, o lui voleva combattere il Satana e i satanisti, oppure eccitato da questa situazione, visto che loro li guardavano da fuori, se sono scatenati e hanno fatto quello, no, che però fare. Io vorrei citare questo solo marginalmente, l'episodio, no, vabbè, più importante nel merito. Invece è quell'altro dove addirittura l'esercito, la guardia americana, la guardia federale ha bruciato vivi per ammazzare 100 che si erano asserragliati dentro una fattoria. Esattamente. E perché? Perché non volevano soggiacere, sì, con i carri armati, non volevano soggiacere alle leggi dello Stato. Esattamente, ma c'era qualcosa di più lui, perché questi movimenti Ueco. Realmente eversivi Ueco. Finiscono Ueco. Esattamente. No, è proprio questo. La strage di Ueco. Oltre 100 persone si erano asserragliate. Vabbè, poi c'è stato anche quell'altro fenomeno, che quelli si sono però suicidati tra di loro. Sì. Questo è satanismo, lo stato puro. Vabbè. Sì. Comunque sia, no, ritorniamo al discorso principale. Queste persone, questi movimenti di liberazione, per cui cambiando certe regole all'interno degli schemi, delle schedature, tu per i cervelloni anagrafici degli Stati Uniti non esisti, non si confà con la nostra mentalità, per la nostra mentalità. No, la nostra procedura è davvero burocratico giuridica. Esatto. Noi per la nostra mentalità esistiamo indipendentemente. Ma perché? Dalla catalogazione, questa è la differenza. Perché mentre noi siamo uno Stato di diritto romano, loro sono uno Stato di diritto commerciale. Cioè il diritto, oddio, non mi ricordo. Esiste solo se ci sei. Se ti sei registrato. Civil law si chiama. Se paghi, ecco, esattamente. Civil law. E poi se paghi l'IVA. Se non paghi l'IVA non esiste. Ecco, questa è la differenza. Allora, quello che volevo dire è questa cosa importantissima. E allacciandomi a quello che avevi detto tu prima, che la penetrazione di questi concetti in una società sostanzialmente incolta, che non ha più memoria del proprio passato, ma soprattutto però, capacità di scelta, diciamo, sì, non ha memoria del proprio passato e abitudine alla scelta. Allora io c'ho, mi danno la possibilità di scegliere un qualcosa che io ritengo eversivo, però non so che quella eversione è legata a culture specifiche che sono le mie. Per cui che a me mi registrino o meno non importa, è ininfluente, non importa assolutamente. Io esisto come persona e la persona non è un ente commerciale, come invece per il mondo anglosassone. Come per il mondo anglosassone anche uno Stato è un soggetto ricadente nella legge internazionale. È naturale. Mentre per lo Stato italiano, lo Stato è semplicemente l'ente supremo del territorio e a prescindere dal riconoscimento degli altri o del commercio internazionale o meno. Cioè, è una questione dovuta al fatto stesso di esistere. Io esisto, quindi sono, e quindi agisco, e quindi ho tutti i diritti e tutte le sovranità a prescindere. Anche i doveri. Diritti e doveri, per esempio, esattamente. La maggior parte delle, io quello che ho notato nel muoversi in macchina o a piedi, non hanno coscienza, cioè non sanno qual è nel muoversi, nel fare, nel rapportarsi con gli altri. Sud, l'idea del dovere non esiste. Non sanno qual è il loro dovere e qual è il loro diritto, cioè nel non sapere qual è il loro diritto, non sanno mai qual è il loro dovere. Esattamente. Fanno solo quello che è questa mancanza. Sono autentici burattini. Sì. Sono autentici burattini. Tu vedi ragazzi quelli che si muovono nell'ambiente comune che non sanno nulla perché sono invadenti, non si muovono, danno fastidio, non hanno coscienza in che ambiente vivono. Che percepiscono il rigore della legge come autentico soprusso, perché non capiscono la necessità sociale della legge. Invece la legge è fondamentale. Ora tu hai tirato fuori un concetto importantissimo che noi adesso cercheremo di sviluppare ugualmente. Una delle ragioni fondamentali del disordine sociale che c'è in Italia oggi è che noi abbiamo una Costituzione che non si basa sulla coercizione della legge, si basa soltanto sul dovrebbe essere, si consiglia di, eccetera.
mancando il rigore della legge prevista all'interno della Costituzione, c'è quest'idea che tutto è possibile, mentre in realtà non è possibile niente, perché siccome è un rapporto di forza, ti arriva sempre quello che è più forte di te, che ti taglia le mani e il discorso si chiude. La legge a questo punto non esiste e i primi a non applicarla sono proprio i magistrati, i quali giustamente sono raggruppati per bande. Per questo si parla di massomafia. Vero, per bande. E sono raggruppati per bande, capito? E a secondo che tu fai parte di una o dell'altra banda, anche se hai ragione, sei condannato. E lo sai. Allora, l'ultima cosa che io volevo rifarvi, quello che avevi detto tu prima, è questa faccenda qui, che in questa situazione di natura apolide in cui una persona si trova non essendo stata registrata, tu giustamente crea dei problemi esistenziali per la vita futura enormi. A parte quello, tu hai detto un'altra cosa più importante ancora, tu dici che queste persone ricadono del diritto navale, ed è verissimo. Esattamente. Ma perché? Perché il diritto navale è stato concepito per risolvere dei grossi problemi nella terra di nessuno, che poi la terra di nessuno è l'acqua. L'acqua è la terra di nessuno, comunque, capito? Ecco perché il grande studioso Giacinto Auriti è arrivato alle sue concezioni perché monetarie. Era studioso di queste argomentazioni. Era studioso ed era professore di diritto navale. E che il diritto navale, partendo da quello, da quella astrazione, no? Dove, come dicevo, i rapporti sono assolutamente rarefatti. E da questa rarefazione nasce per forza la necessità di trovare un diritto che sia comunque conforme e accettabile, dove il diritto navale ai vari soggetti tutti internazionali. Sono potenzialmente pirati. Tutti sono pirati. Infatti basta il primo articolo del codice dice? Mercantile dice che il primo che prende possesso è suo. È suo. E quello non è un atto di pirateria. Quando non ce l'ho io. Vai a dimostrare che l'ho preso qualcun altro. Ma guardate che c'è una logica infernale. Non potrebbe essere diversamente. Però quello che i nostri amici dell'OPPT non hanno capito è che è la forza delle armi che fa vedere la ragione. Perché, per esempio, quell'amico qualche tempo fa che aveva preso quell'isolotto a 2 chilometri da dov'era? Da Ancona, da Ravenna, non è un isolotto, un pontile. Ti dico, sono pontili, cioè c'è una catena di pontili a distanza minima l'una all'altra prendere il gas. E lui aveva creato, siccome erano andati in disuso, sono lì. No, non sono in disuso, sono lasciati lì fermi. Vabbè, lui ne aveva rivendicato il possesso. Adesso aveva formulato questo principato di non mi ricordo che cosa. Sì, è andata lì, guarda le finanze, gli ha fatto un culo tanto così. Sì, ma quante cose non ci dicono. Capito? Quante cose non ci dicono. E con le armi aveva perfettamente ragione. Perché se lui aveva i cannoni, la guardia di finanza andava lì con le motonavi, lui buttava giù 4 motonavi. Il discorso si discuteva. Oggi hanno fatto uno spot grandissimo, sai perché l'hanno fatto parlare? Matacena, alla televisione c'era Matacena che raccontava la sua disavventura e c'era mio padre che capito, di ma sei Matacena chi è? Matacena, quello collegato a Scaiola che sta. Che ah è, sì, che sì, poi, sì. Cioè una trasmissione Rai lo ha intervistato. Io non lo so perché l'ha fatto e dice, lo guardavo e dico, non è possibile. Sì. Quello con l'uso col grande Casalesi. Ho detto, ma sai chi è questo qua? Questo è il figlio di Matacena, quello che per decenni ha fatto. Con l'uso con i Casalesi. Dice, a me che me poi? Dico, come che ti ha fregato un fracasso del ma sei stupido, indirettamente ma cambia questo canale, fammi vedere il terzo. Passa al terzo, padre Francesco. Che chi c'era? Padre Francesco. E invece tra i due non si capisce che è più delinquente. Chiudiamola lì. È importante questo concetto, in ogni caso, che noi abbiamo ribadito adesso, è importantissimo. Quello che conta nello Stato è la forza delle armi. Sì, però, senza le armi non vai a fai valere nessun diritto. Attenzione. Che il diritto navale preveda che il primo che arriva prende è fondamentale, perché se no il primo che arriva prende comunque. Poi arrivano gli altri e pretendono di prendere loro. Quindi devi trovare una soluzione.
In questo caso la soluzione è quella del più forte, non è che dietro non ci sia delle persone che non ragionano. Cosa si fa? Quando ci sono tanti potenti, cosa hanno fatto con le concessioni in Cina nel 700-800-900? Hanno preso nel 900 soprattutto. E certo, hanno preso... No, perché tutto a seguito della guerra dell'oppio, eh? E certo, perché i boxer, andava tutto eccetera, solo chiaro. Che si sono impossessati. Quindi, di che cosa? Dei porti, dei quelli che interessava loro. Gli interessava loro. E siccome l'impero cinese era ormai allo sfacelo e non aveva la forza delle armi, non si poteva difendere. E quelli facevano come cazzo gli pareva, a casa loro. E beh, ufficializzavano. L'ha fatto la Cina col Tibet, eh? Certo. E quando la Cina, certo, ha invaso il Tibet, i tibetani si sono difesi, solo che i tibetani avevano i fucili medievali, perché avevano ancora quelli medievali, i tromboni. Ma che tromboni? Medievali, proprio, sì, quelli, sì, del Medioevo. Sì, sì. Allora se vedevi questi cinesi ultra armati, no? Che andavano a impossessarsi del Tibet, capito? E questi che sparavano vestiti col vestito dei tibetani. Allucinante. Troppo bello. Vabbè, abbiamo detto quello che dovevamo dire. Ah, no, la conclusione però è questa, che in una situazione in cui la cultura scema, qualsiasi... Scema con l'accento, sì, o senza accento? No, non è che scema, è scema, sta diminuendo. Cade. Come base. Cade. Qualsiasi individuo che magari sia attivo, che nel caso che avesse un minimo di cultura si sarebbe mosso in un'altra maniera, sempre per ribellarsi a queste ingiustizie che noi dobbiamo subire, però siccome lui non conosce i propri precedenti, piglia per buono, no? Sì. Il primo che arriva gli dà un'opportunità. Allora qui poi adesso chiudiamo, facciamo, perché è finita la sera. Senza, ma dopo riapriamo perché parliamo dell'MMT e di Barnard. Vabbè, quello ne parliamo un'altra volta, dobbiamo dire un'altra cosa anche. Chiudo chiuda chiudo e 6 minuti e